Allora, 21 luglio 2019 abbiamo aderito al GREPC, questa giornata ecologica calabrese organizzata dagli amici di Costa Nostra, questa associazione fantastica che da anni è molto vicina alla tutela ambientale, infatti organizza un festival, un evento sulla tutela ambientale, che sono di Coringa, hanno sede operativa a Coringa, però ci hanno coinvolto ad aderire a questa giornata. Infatti a inizio del mese di luglio abbiamo aderito, abbiamo cercato di individuare un luogo per cercare di sensibilizzare. In realtà la nostra è una piccola azione perché ci siamo resi conto che è un lavoro molto molto ampio, con mezza giornata di lavoro non si riusciva a realizzare, diciamo, a bonificare l'aria dai rifiuti. Sì, l'intento era quello, no, di cercare di bonificare l'aria più che fare una pulizia. Questo è un piccolo intervento, poi cerchiamo di realizzare in maniera unita e in collaborazione il più possibile per un'altra giornata, più di una sicuramente, perché ripeto, una non basta. No, infatti, diciamo, l'intento era quello un po' di sensibilizzare. Poi per i contatti c'è la pagina Facebook, il sito internet del Creto Festival. I ragazzi di Amantea oggi hanno organizzato pure, diciamo, il GREC, Antonello, se non mi sbaglio, di Elena Sicoli. Infatti l'altra volta ci siamo trovati parlando, ho detto, ho visto questa giornata del 21, perché loro comunque hanno lanciato un manifesto, i ragazzi di Coringa, di Costa Nostra, appunto dove le associazioni hanno aderito, cercando, perché condividevano quello che era riportato in questo manifesto, e quindi hanno aderito a questa giornata. È la prima edizione, ma sono sicuro che già per il prossimo anno saremo, diciamo, organizzati in maniera migliore, anche perché sono stati molto gentili a inviarci guanti, sacchi, quindi per, diciamo, agevolare un po' anche i volontari nella raccolta dei rifiuti. Dai, uno, due, tre. Greg!